C'è da fare. Buonasera, no, vabbè, ci siamo fatti i complimenti a vicenda e di continuare così lui, e lui mi ha detto di continuare così io. Ma chi l'ha vinta questa partita sul piano della vostra sfida? Vabbè, i risultati sono quelli, abbiamo fatto 2-2, ho segnato io, ho segnato lui. Pare. Lui ha fatto 2-2, è stato vabbè, ma il risultato è 2-2. Poi ho subito il rigore, quindi. Se anche oggi sei stato in qualche modo, tra virgolette, costretto a giocare da esterno, però insomma, la prestazione è stata anche una prestazione buona. Stai rassegnato, cioè nel senso che questa stagione va così, cioè ti tocca giocare in questa posizione se il mister dovesse mantenere questo modo. No, vabbè, io il mister mi ha parlato, io ho dato la mia disponibilità, è normale che lui sa che io se sto più vicino alla porta posso dare un certo tipo di garanzia e lì ne posso dare un altro. Io mi metto sempre a disposizione e cerco di dare il massimo. Pensi che il mondo la violetta questi giocatori tutti insieme? Io penso che se diciamo tutti noi mettiamo con la testa giusta possiamo giocare in tanti modi, importante è l'atteggiamento che è quello di lottare e di riuscire a fare il massimo per la Salernitana, poi possiamo giocare in tanti modi. In questi mesi ci siamo un po' tutti noi chiesti perché chi riusciva a vedere più la porta, soprattutto non giocava quasi mai, ci puoi spiegare perché? Che cosa è accaduto? Se è accaduto qualcosa? No, vabbè, non è accaduto niente, io con il mister avevo un buon rapporto, il mister ha fatto delle scelte che mi tenevano fuori, io ho sempre lavorato e sempre cercato di farmi trovare pronto, quindi sono state scelte del mister che voleva far così. Ma pensi che abbiano influito le parole del suo agente su queste decisioni? Ah beh, spero di no, perché nel calcio penso che qualunque agente dice la sua e non è che se parla l'agente di Donnarumma lo pensa Donnarumma. Lui ha parlato, ha detto delle sue opinioni, come penso lo fanno in tanti, e basta, poi non credo che sia stato quello, almeno lo spero. Senti, invece sul piano del gol ti aspettavi di fare un gol di petto? No, vabbè, lì è per cercare di arrivare, per non avere dubbi. Ho detto mi butto nella porta e devo entrare io con il pallone dentro, quindi l'intenzione era quella. Senti, il prossimo... Ottimo Roberto, chiudere la domanda. La stessa cosa, con Benedini pensi di giocare con più continuità rispetto a quanto non si è accaduto negli mesi scorsi nel centrotecnico? Ma io lo spero perché lavoro per quello, lavoro sempre, come ho sempre detto prima, lavoro per cercare di giocare, di fare gol e di dare una mano alla serenità, lo spero. Fedo, nella gerarchia dei rigoristi chi sbaglia il prossimo rigore sarà il tuo dischetto? No, vabbè, chi non tira non sbaglia, quindi no, lui... gerarchia adesso? Sì, vabbè, se ci sarà il prossimo, se non se la sente lui lo calcio io... Quindi partenza parte sempre con... Importante che alla fine arriva il gol, poi non è il problema. Massimo ha tirato un buon rigore il primo, il secondo è sempre difficile, perché comunque ripetersi è stato difficile, lui ha scelto di cambiare angolo e non gli è andata bene, però comunque Massimo ha tirato un buon rigore. Sì. Preoccupato per la schiena? Vabbè, ho preso una... Sono caduto male e ora c'ho un male, vabbè. Spero che non sia niente di che. Grazie.